34 anni fa, la sera del 26 settembre 1988, veniva ucciso a Valderice Mauro Rostagno. Il giornalista, sociologo e attivista politico aveva 46 anni. Era impegnatissimo a raccontare e svelare, attraverso una piccola emittente locale, i misteri del potere mafioso e le sue infiltrazioni nel tessuto politico ed economico del Trapanese. Rostagno aveva appena lasciato la redazione dell'emittente televisiva RTC quando i sicari mafiosi gli tesero un agguato, a poca distanza dalla comunità terapeutica Saman, che gli aveva contribuito a fondare proprio a Lenzi. A Valderice. La matrice mafiosa del delitto è stata a lungo contestata, ma alla fine, nel 2021, dopo un tortuoso iter giudiziario, la Corte di Cassazione l'ha stabilita in maniera definitiva, escludendo piste alternative o ripensamenti. Oggi, in ricordo e memoria del sociologo e giornalista Mauro Rostagno, ucciso in agguato mafioso, l'amministrazione comunale di Valderice, alla presenza delle autorità civili e militari e degli studenti dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri, lo ha ricordato presso la stele a lui dedicata. Poi, a seguire, l'associazione Ciao Mauro ha organizzato una performance, cerimonia laica per Mauro, presso il cimitero comunale. Quella di questa mattina è una giornata molto importante. Insieme alle scuole abbiamo voluto ricordare, a 35 anni dall'eccidio, il giornalista torinese che ha scelto di essere trapanese, Mauro Rostagno. 35 anni fa veniva trucidato qui a Valderice per mano mafiosa. È stato bello ricordarlo insieme a tutte le istituzioni, a tutte le autorità civili e militari, ma ancora più bello è stato ricordarlo insieme ai ragazzi della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Valderice. È insieme a loro, insieme alle future generazioni, che dobbiamo promuovere quella che è la cultura della legalità, quello che Mauro voleva portare avanti e profondere nel nostro territorio, così come ha fatto con grande voglia, con grande determinazione, fino a quando purtroppo, ahimè, la mafia lo mise a tacere per sempre. Questo è l'obiettivo che noi, uomini e donne delle istituzioni, portiamo avanti quotidianamente in collaborazione con i giovani che, ripeto, sono il futuro e insieme a loro vogliamo costruire quella cultura della legalità che insieme ci dovrà, vedere protagonisti sicuramente di buone pratiche per una migliore convivenza sociale e civile.